Eccoci qui, caro Mario. Ma è stato un momento meraviglioso di radio, popolo della famiglia Reggio, praticamente. Complimenti. Mia madre non è abituata. Ora, uno che gli dà quella puttana di tua madre, mi è venuto spontaneo dire: scusa, Gaetano, devi chiedere scusa a mia madre. Perché hai non chiamato c'è... mamma, com'è successa la cosa? Ho chiamato a volo mia madre. Hai chiamato tua madre, bellissimo. Ho chiamato a volo mia madre, ma Gaetano. Mamma, vedi, mi dicono le parolacce. No, ti dicono le parolacce. A me non me ne frega niente se dicono a me. Il povero Murigno, allora l'altro giorno gli stiamo dando ragione. Ma vedi, una cosa è che tu dici figlio di puttana, e va bene, figlio di puttana è un'espressione così, ma se dici quella puttana di tua madre è una cosa un po' più diretta. Sono d'accordo. E allora, Gaetano, a me non me ne frega niente, ma dì a mia madre, dì a tua madre, mi scusi signore, però non le volevo dare della puttana, che lei non c'entra niente, poveraccia, è strana. Viva la mamma, c'ho scritto un libro, voglio la mamma, per il più bello, la mamma di Cruciani. Sei fissato con le mamme pure tu, anch'io per carità, non come te, non come te. Dei nostri, Giuseppe, tu non sei dei nostri, non so. Del PDF, c'è pure una foto. No, non sono, sono un grande tifoso dell'esistenza e della crescita del popolo della famiglia, ma non mi iscriverò mai al popolo della famiglia. Senti, caro Mario, però io ti vorrei dire una cosa, vuoi denunciare il presidente della Toscana Rossi per caso? Non è che hai in mente quest'idea, no? Il mio nuovo idolo, il presidente della Toscana Rossi, non lo vuoi denunciare? In realtà Rossi sta copiando una delibera votata il 31 luglio dalla regione Lombardia, cioè dai leghi, pensa un po', 73 su 64. Ma non credo proprio. Purtroppo si controlla, vai su Google che ti aiuta. Votarono per la distribuzione dei preservativi gratis e queste altre follie che avete in testa. Ma che follie? Sono cose di una... Definitivamente la società. È una cosa che la società. Va di moda in maniera... certo, non bastano bambini, ragazzi. Ma è per prevenire le malattie. E le maternità non desiderate? Non dire cose... La maternità non desiderata basta non fare... Cosa? Non scopare? Non scopare? Insomma, c'è stare attenti, parlo con la compagna, con la moglie, quando si decide di costruire una dimensione familiare. Uno solo con la compagna o con la moglie, detto, se uno si fa una scopata extra, diciamo così, non va bene. O comunque, ragazzi, ma esistono gli errori, esistono gli errori nella vita. Questi sono questioni che vedete con i confessori, ma al di là di questo, fare una politica nazionale, perché ormai è nazionale, se l'hanno fatto i Lombardi, lo fanno i toscani, ti aggiungo che l'hanno fatto anche i pugliesi, e i piemontesi, le due regioni. No, ottimo, tutto fatto. Bene, gratis, aspetta, fammela riassumere. Per gli under 26, ripeto ancora una volta, tutto gratis. Pillola, cerotto, anello, pillola del giorno dopo, spermicidi, spirale, preservativi, stupendo, meraviglioso. Perché non ti suona come ossessione contro la vita questa? No, non è ossessione contro ma la vita. Ma chi è che va a comprarsi lo spermicidi? Sì, effettivamente, tu che cosa hai usato di queste cose? Di queste cose qui, cosa hai usato tu nella tua vita? Da ragazzo, giovanissimo, credo di aver usato un paio di volte il preservativo, ma poi ho trovato di una scomodità fastidiosissima. Perché scomodità? Perché scomodità? Ho scelto altre vie, perché anche il testo, secondo me, va vissuto con un po' più di tranquillità e serenità. Perché è nervoso, che fa venire il nervoso. Metodi, no, che adesso devo raccontarli in radio, ma tanti metodi. Ma sì, ma è chiaro, dai, quello che si chiama uscire, saltare giù in corsa dal tram, ma insomma, ma non è quello il... Ma che altri metodi hai usato? Scusa, sono ma curioso. Ma no, ma hai usato quello... Che ho citato, appunto, appena detto David... O ci sono anche metodi naturali di altra natura. Non esistono metodi naturali. Sì, esistono dei metodi naturali perché c'è un periodo, ma non sa un cavolo. Esiste un periodo. La biologia mi sembra abbastanza... Parlare di sesto, devi essere preparato. Ma no, ma sesto, d'accordo, ma tu sei sesto. Ma non sono sicuri al 100%. Sono dei momenti sicuri al 100%. Devi studiare. Ma no, ma io sono sicuri al 100%. Billing, Dogino Kraus, sono una serie di metodi naturali che... le persone che vogliono seguire un figlio ma che vi hanno fatto di male queste cose qui? Le pillole e i preservativi? Cioè, i preservativi che sono il diavolo? Che c'è il diavolo dietro queste cose qui? Scusami Mario. Evitano la nascita di nuovi bambini e seguono la gioia ma più te credo, bella. Certo. E per inciso, la necessità maggiore che ha la nazione in questo momento è avere... Ma io me ne frego della nazione. Ma chi se ne frega? Se ne frega, io me ne frego. Ma le singole persone se ne fregano della nazione. Se vogliono fare figli o no, a seconda delle loro esigenze, non delle esigenze della nazione, che siamo un fascismo. Ma poiché non stiamo discutendo delle decisioni di singole persone, ma stiamo decidendo di provvedimenti che vengono assunti su tutta una comunità, perché la comunità regionale toscana sarà dunque inondata di preservativi gratuiti. Ottimo, stupendo, anche nelle chiese, anche le chiese dovrebbero distribuire. A 23 anni ed è stato bellissimo. Ma quella è una tua scelta, l'hai voluta avere? Il presidente della Regione Rossi se lo può tenere. Non capisco perché, non capisco.
capisco perché non c'è la tua scelta. È perché non è una decisione, cioè è una decisione che comporta dei costi enormi. Tu sai solo di pillole 5 giorni dopo del giorno dopo sono stati regalati a Ella One e a Norlevo, faccio i nomi delle marche, chi so? 27 milioni di euro nell'ultimo anno. Se uno vuole comprare lo compra, se uno non vuole comprare non la compra. Attenzione, no, perché adesso la decisione non è più quella che dice. Ma ottimo, sì, in questo caso paghiamo noi, paghiamo noi. C'è che Luciani deve pagare le 27 euro della scatola di Ella One alla ditta toscana. E secondo me è una follia. Posso decidere che una politica pubblica sia folle? Scusami Mario, ma la pillola del giorno dopo, per te, l'emergenza, la pillola del giorno dopo e dei 5 giorni dopo è un assassino, illegale, è un assassino secondo te, è come un assassino, illegale, cioè prendere la pillola del giorno illegale. Dopo, si dice assassino, insomma fate fare sempre il titolo. No, la pillola del giorno dopo è un assassino, sì o no? Per lui sì, per lui sì. Si può vendere in farmacia perché è un farmaco abortivo. E beh, ottimo. Non si può, la legge 194 lo vieta. Ma chi se ne frega? Ma che stai sempre? Ma è un farmaco abortivo. Vabbè, ma chi... Perché la tua storia è iniziata non 5 giorni dopo, ma quel famoso giorno in cui la santa donna di tua madre ha fatto l'amore vabbè, ma se mia madre non mi avesse messo al mondo, non chi se ne frega, non l'avrei nemmeno saputo. Fermo là, torniamo tra un attimo con Mario Di Nolfi. Su tutto l'universo mondo non si capisce questa sua avversione contro metodi normali che tutti usano, i giovani, i vecchi, tutti usano alla fine, perché la gente quando scopa non è che per forza deve fare un figlio, e la gente quando tromba e magari rimane incinta non vuole avere la responsabilità di avere un figlio perché non se la sente per mille motivi. Dunque tutte queste cose qui moderne sono meravigliose, sono stupende e bisogna assolutamente incentivarle. Rossi fa benissimo, candidato alla segreteria del PD, Rossi candidato a guidare il paese. Fermi tutti. Siamo con noi il leader del popolo della famiglia, Mario Di Nolfi, fortemente contrario all'iniziativa del governatore della Toscana Rossi. Io non so dove voglio arrivare, fin dove si può arrivare, caro Di Nolfi. Sì, ma non si capisce, però voglio chiedere questo da Di Nolfi, che male fa? Cioè, se lui non vuole utilizzare legittimamente... Per lui fa male, che te lo... No, ma è da stato etico, cioè tu... è da stato etico impormi il preservativo. È il contrario, bravo, nessuno te lo impone, fratello mio, nessuno te lo impone. Il preservativo obbligatorio di Stato, e che ma cavolo, chi te lo impone? Dai, ti danno la possibilità di averlo. No, lui dice, lo paghiamo noi. Facciamo il reddito di maternità che propone il popolo e la famiglia, ma non è che 12.000 euro al mese all'anno alle mamme che vogliono stare a casa figli. Ma per l'umanità è meglio non fare figli, è meglio farli, è lì il punto di rimessa, esattamente. Okay, ma non siamo nel fascismo, non puoi obbligare la gente a fare figli. Se ci si confronta su questo tema, allora il confronto è puramente politico. Tu mi stai dicendo che sostieni una società che fa meno figli. Ma non è quello il punto. Una società che fa meno figli. Ma sì, ma ognuno decide quello che vuole. Io dico che forse è meglio spendere i soldi per il reddito di maternità. Vabbè, ma tu cosa vuoi fare per Rossi? Con questa, perché è una follia. Questa decisione di Rossi, cosa vuoi fare? Ti vuoi incatenare? Vuoi fare, lo vuoi denunciare per istigazione? Ma pesantissime, appena ci darà questa, noi ci darà... Ma istigazione all'omicidio, questa roba qua, secondo te? Non è istigazione, ma è sicuramente una distrazione di denari pubblici. Questa è qualcosa. Ma istigazione... Ripeto, secondo te, siccome tu pensi che l'aborto sia un omicidio... All'omicidio, ragazzi, io adesso non mi voglio mettere a fare la macchietta. Io dico, è la macchietta, e se tu pensi che l'aborto è un omicidio, questa roba qui è istigazione. Gravissimo, ovviamente la contraccezione non è l'aborto, ma è indice di una cultura che è contro la vita. Ma chi era contro la vita ancora? Secondo me è folle, in un momento in cui tu dici che non hai più i soldi neanche per pagare le pensioni o le strutture del welfare, tu ti autodistruggi facendo nascere ancora meno bambini. Ma scusa, perché ci vuole una maternità consapevole. Maternità e maternità consapevole. Non parliamo di parole assurde. Non parliamo di parole assurde. Ci vogliono figli, ma molti di... Comunque guarda che la pillola del giorno dopo non è un farmaco abortivo, mi dicono. La pillola dei 5 giorni dopo è senza ombra di dubbio. Distribuire condom si chiesa, perché non si può fare? Perché non si può fare? Su Twitter, ma che cavolo, adesso pure i condom mi chiesa. Io voglio fare una grande iniziativa di distribuzione dei condom in chiesa. Ma che dici? Ma è stupendo, è meraviglioso. Ma ha un grande senso, perché meno malattie, meno malattie, meno malattie, meno malattie. Ma perché? Adesso va bene la deriva verso la vicenda sessuale integrale, ma perché dopo l'idiozia? Cioè, ma perché idiozia? Assolutamente, davanti alle chiese. Perché quelle persone lì sono le più soggette. Un po' di rispetto per la chiesa. Ma quale rispetto per che cosa?
cioè distribuirli è l'unica no. istituzione che regge in questo paese. Ma che l'unica istituzione? Pagate l'ICI, pagate l'ICI, pagate l'ICI 4 miliardi. L'ascoltatore. Io voglio capire una cosa, Mario, scusa, è tradimento secondo te consultare i siti porno solamente entrarci? Perché è interessante questa cosa. Io sai che sono totalmente contrario ai siti porno, perché è una follia. Io trovo una follia. Tu vorresti arrestare Siffredi, pensa te. Vorresti arrestare. No, io voglio la blacklist dei siti porno. Ci entri e mi dai il documento e dici chi sei. Ma secondo te se uno va a consultarlo, sta tradendo la moglie o il marito? Beh, sicuramente non sta facendo un atto di benevolenza della moglie o del marito, questo è chiaro. Non ho capito, se uno consulta un sito porno, se uno passa sopra un sito porno, secondo te... Una moglie credo sia lieta di sapere che il marito va sui siti porno. Ma che ne sai? Ma questo, ovvio, ma che non lo puoi sapere questa cosa qua? Magari David sarà contenta, la moglie se fai sui siti porno. Magari si impara qualcosa. Il consenso ancora esiste dentro questa trasmissione, è ovvio che... Magari si impara qualcosa. Va sul sito porno, la moglie non è contento. Certo, magari si impara qualcosa, ragazzi. Dobbiamo ancora tutelare l'ovvio. Diciamo, magari si impara qualcosa. Magari si impara. Perché non ho capito imparare, il senso è fatto di fantasia, amico mio. Mica ha fatto sempre delle stesse posizioni, delle stesse cose. Il senso è fatto di gioia. Appunto, anche fantasia. Devi andare, devi godere, devi stare bene. Non devi fare la ginnastica, sennò. Innanzitutto tu sei in un momento di pausa, mi sembra che pausa, ho fatto figlio adesso, ragazzi. Appunto, sei in un momento di pausa. Ho visto la foto, figlio sei in pausa, perché non è che si possa. Non si può riprendere. Ho visto una foto meravigliosa che tu, Cruciani, forse non hai visto, anche molto tenera, che lui ha pubblicato. Certo, che c'entra? Di sua moglie che allatta. In pieno largo Argentina, quindi alla tempo la figlia. È bellissimo, per carità, ma è una cosa normale che fanno tutti. Ed è un po' più bello del preservativo di Enrico Rossi. No, sono tutti e due belli. Il preservativo è bello, è bellissimo il preservativo. Tu lo consideri orrendo il preservativo. E non capisco perché l'hai usato solo due volte, perché è scomodo. Quel seno che è molto bello, diciamo, è un seno che dà gioia. È il seno del sito pornografico, dà tristezza. Ma quando? Ma che c'è? Ma non è che il sito di tua moglie è buono, il sito del porno è tristezza. Deve essere gioia, ragazzi. Ma YouPorn ha salvato la vita a un sacco di gente. YouPorn ha devastato la testa. Ma YouPorn è la salvezza di un sacco di gente. Non c'è razzismo su YouPorn, non c'è niente, non ci sono schifezze. Ma quale umiliazione della donna? Dai, su, ma tu lo capito, Rocco Siffredi, una volta già ce l'hai detto, veramente lo vorresti bannare dall'Italia, gli vorresti impedire di andare di venire in Italia? Io non voglio che faccia business in Italia, questo l'ho detto chiaramente, vorrei che fossero i rubinetti di business e quindi il sito e le miliardi di euro che fa la pornografia online, io vorrei che fosse chiuso come rubinetto. Senti, la De Mari ha detto che i sex toys sono una cosa che non ha nulla a che fare col sesso, condividi? Non lo so, la Silvana ha delle posizioni mediche, che lei è un medico, io non lo sono, quindi non ho... Vabbè, ma i sex toys fanno parte del sesso? Lei ha una idea che penso sia sana di un testo che ha a che fare con la naturalità del rapporto tra l'uomo e la donna. Se c'è di mezzo una definizione di artificialità, lei dice non c'è sesso. Tu non li hai mai usati? Questi sex non uso i sex toys. Non li hai mai usati? Non so veramente come sono fatti, sinceramente. Ma non sai come è fatto, fatto un vibratore, non ho capito. Si fa quello che fa l'uomo, se ho capito. Ma c'è anche un aspetto che non ha a che fare solamente, cioè ha a che fare un po' con la fantasia, ha a che fare con inventarsi qualcosa di nuovo. Cioè non puoi dire metteresti al bando anche i sex toys, cioè i sexy shop d'Italia possono stare aperti, almeno quelli possono stare aperti i sexy. In tutta franchezza, mi sembra un surrogato della tua azione, se non ho capito male. I sexy shop in Italia si possono chiudere secondo te? Ma no, ma dentro tanto ci va nessuno, ragazzi. Non penso sia un business così fiorente. Mi preoccupa molto di più la pornografia online, perché tocca i giovanissimi, cioè la scoperta del sesso, che è la cosa più bella che abbiamo fatto noi adolescenti. Quando la fai in quella maniera, secondo me è una cosa che... Viva Rossi, viva la Toscana! Viva il popolo, la famiglia! Anticoncezionali per tutti, sempre gratis, così siamo. E quando uno non vuole fare figli, scopate di più! Ciao.